L'ultimo periodo trascorso in Italia fu molto faticoso per Maria. In 6 mesi 8 opere ed un numero incredibile di recite. La morte di Bellini, avvenuta nell'autunno 1835, fu per lei un colpo mortale. Non appena ne ebbe notizia, disse: «Sento che non tarderò a seguirlo». Ricordiamo che la Malibran fu l'ultimo grande amore di Vincenzo Bellini, non ricambiato dalla cantante se non sul piano artistico. Bellini muore il 23 settembre del 1835 e lei se ne andrà lo stesso giorno dell'anno successivo. Il presagio della morte negli artisti è sovente molto chiaro, vuoi per la spiccata sensibilità, vuoi per la capacità di oltrepassare le soglie dell'invisibile attraverso le porte dell'arte. Tanto forte che Maria scriverà di suo pugno il componimento La visita della morte, inspiegabilmente dedicata al più frizzante rossiniano basso del momento, Luigi Lablache, suo grande amico, ma che l'avrebbe assistita con un padre in punto di morte. Del 1836.